E tutti bentornati sul canale, qui è Massimo Rea. Oggi andiamo a studiare il crash che vi è stato ieri, il mega recupero e vediamo che cosa ci prospetta il futuro. Andiamo. Eccoci qua, bentornati sul canale. Io vi ricordo che faccio sempre un one shot, quindi un like gradito perché mi concentro sui contenuti e non su fare montaggi, quindi andiamo nello studio. Allora, oggi più o meno siamo in leggera flessione ancora oggi, anche se Bitcoin è piuttosto fermo, Ethereum perde un 9 rispetto però alla settimana che perdeva un 32, quindi la flessione oggi continua a persistere, come potete notare, la debolezza è palese in questo momento. Quindi bisogna andare a vedere adesso quali sono le strutture chiavi che ci permetteranno di una prosecuzione o meno del trend. Allora, andiamo a vedere intanto, vi avevo mostrato in un video questa settimana in cui vi parlavo di un indicatore del Glassnode SOPR e vi dicevo queste parole. E E quindi quindi bisogna bisogna vedere vedere se se terrà, perché terrà, perché al al momento momento in in cui cui viene viene violato violato questo questo livello livello e e si si va va al al di di sotto, sotto, potremmo potremmo vedere vedere un'inversione un'inversione di di Bitcoin. Bitcoin. Quindi Quindi se... se... Ok, questo era quello che avevo detto, quindi andiamo a vedere l'SOPR che cosa ha fatto. Infatti è andato sotto e ha portato giù ovviamente Bitcoin. Vi ricordo che questi sono i profitti on-chain in quel momento, cioè se si è in profitto siamo sopra dell'1. Chi va a chiudere qui sotto è in perdita, ovviamente. Quindi, se andava al di sotto, come vi dicevo nel video, avremmo visto una correzione di Bitcoin. Ed è così che purtroppo è andato, o per fortuna. Poi andiamo a vedere le liquidazioni che vi sono state ieri. Come vedete, vi è stato veramente un numero esagerato, anche se di questo periodo non è la massima liquidazione che vi è stata, ma bensì il 17 aprile, che poi andremo a vedere sul grafico perché questo. Non solo, poi se andiamo a vedere lo stock to flow, possiamo vedere che comunque adesso siamo passati al di sotto del livello, siamo comunque piuttosto ben allineati ancora. Vi ricordo che questo è un modello molto interessante che ci dice quanto potrebbe crescere Bitcoin in merito al flusso di creazione della stessa moneta. Quindi è sicuramente interessante guardarlo continuamente per vedere qual è l'andamento, se si discosta troppo dal stock to flow. Quindi andiamo a vedere adesso anche la dominance. Vi avevo parlato nel video, nel medesimo video, della dominance che era arrivata a un livello chiave. Non ve lo faccio vedere solo il grafico che avevo analizzato in quel video, che era il 16 maggio, e vi avevo mostrato un livello chiave in cui era arrivata la dominance, quindi vi era una troppa sovraestensione della alt season. Ed è così che infatti in quel punto lì vi è stata una correzione. Come vedete, avevamo individuato un livello chiave. Ora andiamo a vedere come è posizionato Bitcoin. Bitcoin in questo momento è stato salvato da 1 dalla media a 200 periodi. Vi ricordo che molti bot sono tarati per guardare le medie, soprattutto la 200. Quindi questa è sicuramente un dato da tenere d'occhio. Secondo dato è che ha toccato un livello di supporto statico importante in confluenza con la media 200, quindi doppia conferma. Più trend di supporto dei minimi precedenti, quindi una terza conferma, dove anche la candela verde attuale oggi ha toccato quella trend, e in più nel medesimo punto ci troviamo in un'area di accumulo piuttosto importante che è parte del salvataggio di quest'area di Bitcoin. Quindi se questo livello terrà, potremmo vedere una prosecuzione. Poi ovviamente qui su troverà molteplici resistenze che andremo a studiare in futuro. Per il momento, se questi livelli saranno salvi, allora potremmo vedere da qui una prosecuzione. Se dovesse violare in questi giorni questi livelli, allora lì ci troviamo in una possibile correzione e anche un possibile bear market. Quindi io terrei d'occhio molto questi livelli. Se terranno, sarà una conferma, altrimenti no.
Un like ragazzi se questo video vi è stato d'aiuto, iscrivetevi al canale se siete nuovi di passaggio, io sono Massimo Rea, ciao a tutti da Massimo Rea.